che il progetto complessivo era compatibile rispetto al tema della modifica dei saldi, su cui noi, come avevo detto, interveniamo su ogni emendamento, cioè la scelta di lavorare in deficit con una legge di stabilità sostanzialmente scoperta. Almeno il deficit avrebbe dovuto essere utilizzato per questo tipo di iniezioni fondamentali nei confronti dei pensionati e delle famiglie, per sostenerli davvero di fronte a questo contesto storico economico così difficile. Invece sono state utilizzate quelle risorse per dare un po' di prebende ai territori e, con rispetto ovviamente sul tema della sicurezza, avremmo potuto lavorare attraverso una rimodulazione della spesa che avrebbe sicuramente sortito effetti migliori. Quindi ovviamente il tema è riuscire a recuperare nei prossimi tempi l'adeguamento alla sentenza della Corte Costituzionale, che noi riteniamo una priorità strategica per il Paese. Grazie onorevole Giorgetti, non ho altri iscritti a parlare. 1.44 Polverini, parere contrario Commissione Governo, favorevole dei relatori di minoranza. È aperta la votazione. Ci siamo? Lombardi, arrivo, De Lorenzis, Locatelli, Nastri, Locatelli ha votato, da qua non vedo, ok, ci siamo mi sembra, è chiusa la votazione, la Camera respinge, passiamo all'1.45 Brunetta, prego onorevole Giorgetti. Sì, Presidente, rapidamente. Anche questo emendamento riprende il tema da parte nostra sempre delle pensioni minime. Quello che è stato un provvedimento del governo Berlusconi, che è stato quello dell'innalzamento delle pensioni minime, noi vorremmo che venisse recuperato attraverso l'aumento delle pensioni minime a 800 euro, sempre per lavorare nella logica della restituzione del potere d'acquisto ai pensionati. Anche da questo punto di vista noi riteniamo che oggi un intervento che possa rimodulare il tema della spesa complessiva della pubblica amministrazione all'interno delle maglie bilancio dello Stato, che ha ancora degli spazi idonei, potrebbe dare un segnale significativo a quelle fasce oggi di pensionati che si trovano comunque a godere di una pensione minima che non è